Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Scusateci, aspettiamo un altro minuto prima di partire. Stiamo un po' aspettando che altri ragazzi si riescano a collegare. Avete visto che c'è un orario diverso sulla locandina? Questo è un errore di sbaglio, quindi se avete qualcuno da avvisare, non è alle 15, ma bensì adesso. Cioè alle 11, e per questo motivo aspettiamo un paio di minuti per dare la possibilità a chi non, semmai non aveva capito bene l'orario, di collegarsi. Nel frattempo vi iniziamo a raccontare di che cosa parleremo. Allora, parleremo di un concetto abbastanza noto a tutti quanti, cioè quello della gravità. Tutti noi siamo attratti dalla Terra in qualche modo, come sapete, non riusciamo a volare e non siamo attratti solo dalla Terra, ma siamo attratti da tutte le cose con una legge che si chiama legge di gravitazione universale, che poi studierete quando sarete più grandi. Allora, noi che cosa facciamo adesso? C'è il solito cartone animato che vi racconta un po' le varie problematiche sulla gravità. E anche quali sono gli oggetti che in qualche modo ci attraggono di più. Quindi la Terra ci attrae abbastanza perché non riusciamo a volare, la Luna molto di meno perché è semplicemente più piccola della Terra. E poi ci sono degli oggetti che sono molto grandi, molto densi, molto pesanti, come i buchi neri, che attraggono moltissimo, molto di più della Terra. Quindi noi faremo un viaggio attraverso l'universo, quindi attraverso lo spazio, proprio alla ricerca di buchi neri, per tentare di capire poi questi buchi neri, come sono fatti, come funzionano e in qualche modo come ci possiamo immaginare che funzionino, perché in verità sono molto lontani e mai nessuno di noi, oltre che forse fare qualche foto da molto molto lontano, mai nessuno di noi si è avvicinato a un buco nero, e vi spiegheremo anche che insomma non sarebbe proprio la cosa migliore da fare. Sapete che ci sono molti film sui buchi neri proprio perché erano un oggetto completamente misterioso, ora sono un po' più noti, ma comunque sono un oggetto molto molto affascinante per quello che vedrete in questa diretta. Quindi sapete che io sono Pierluigi Paolucci dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Con me c'è Francesca Scianitti, che vedete qui. Che Buongiorno a la... tutti. Buongiorno Prego, Francesca, presentati. a tutti, io sono Francesca Scianitti dell'Ufficio Comunicazione dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il mio lavoro è raccontare quello che ricercatori come Pierluigi scoprono facendo ricerca. E quindi oggi vi racconteremo, come vi ha spiegato Pierluigi, qualcosa sulla forma dell'universo in qualche modo e su come si può attraversare questa forma alla ricerca di oggetti strani come i buchi neri. Allora, penso che abbiamo dato un po' di tempo ai ragazzi di collegarsi. Allora, iniziamo come al solito con i vincitori del secondo evento. Vi ricordate quello che abbiamo fatto un paio di settimane fa? Questo è il terzo, quello di oggi. Abbiamo ricevuto una ottantina di disegni. Come sapete, abbiamo già detto quali sono i vincitori, li abbiamo pubblicati tutti i disegni. Le composizioni artistiche che abbiamo ricevuto le abbiamo pubblicate tutte su Facebook. I vincitori sono sul nostro sito, che è Art and Science Across Italy, e abbiamo anche contattato tutti i ragazzi in modo che appena sarà più semplice fare queste spedizioni possiamo inviare i premi agli oramai più di 30 vincitori che abbiamo dai primi due eventi. Ci sono disegni, opere fatte da ragazzi molto piccoli, alcuni sono delle materne, quindi hanno 4-5 anni, e poi ci sono tutti i ragazzi delle elementari e delle medie. Quindi ci sono tecniche diverse, chiaramente ci sono disegni fatti da ragazzi più grandi, però
ma noi non badiamo alla tecnica, noi badiamo principalmente, tenendo conto dell'età, all'idea, cioè se avete avuto un'idea creativa, cioè se avete capito più o meno quello che vi abbiamo raccontato e se le avete rappresentato in un modo creativo, innovativo, che significa non copiando quello che noi vi abbiamo mostrando. E come vedete da questi disegni, avete scatenato nel modo migliore la vostra fantasia, descrivendo la materia oscura, l'universo e un po' tutto quello che vi abbiamo raccontato nel secondo evento. Quindi davvero complimenti a tutti i ragazzi, ragazze, bambini e bambine che hanno partecipato, e speriamo di potervi mandare quanto prima tutti i premi che abbiamo raccolto per voi. E a questo punto possiamo passare a quello che vi racconteremo oggi. Allora, abbiamo detto che facciamo un viaggio nell'universo alla ricerca dei buchi neri. Che cosa significa? Significa che in qualche modo concentreremo la nostra attenzione sull'universo, quindi come si può viaggiare vincendo la gravità partendo dalla Terra, e come in qualche modo possiamo poi dopo descrivere, raccontarvi e immaginare un po' insieme a voi come sono fatti i buchi neri. E lascio la parola a questo punto a Francesca e al cartone animato. Allora, adesso vedremo questo cartone animato che vi racconta un po' che come noi rappresentiamo, come i fisici rappresentano la forma dell'universo, quindi che forma ha l'universo e come le masse che stanno, i corpi celesti che si trovano nell'universo, cambiano questa forma. Allora, vedrete che questi oggetti, la forma dell'universo, i fisici l'hanno chiamata spazio-tempo, e in questo spazio-tempo i corpi in qualche modo si appoggiano e cambiano la forma. Quindi vedremo questo, e vedremo anche come si formano le orbite dei pianeti intorno al Sole, in tutti i sistemi solari, e che cosa è davvero la gravità, che non è una forza come tutti noi pensiamo. Quindi vi lascio al cartone animato e poi ne parliamo un po' insieme. Il nostro non è un universo rigido in cui un metro è sempre un metro e gli orologi sono tutti sincronizzati. Lo spazio e il tempo sono flessibili, relativi per dirla con Einstein, e l'universo è elastico. Possiamo immaginarlo proprio così. Un telo elastico, la cui trama è fatta dall'intreccio delle tre dimensioni dello spazio con la dimensione del tempo. Quattro dimensioni, quindi, dipendenti l'una dall'altra. Ma visto che quattro dimensioni sono troppe da disegnare e anche da immaginare, torniamo al nostro gigantesco tappeto di gomma, dimenticandoci per un attimo del tempo. I corpi celesti, con la loro massa, fanno piegare il tappeto. Più grande è la massa e più lo spazio è incurvato e deformato. Se provassimo a muoverci in linea retta intorno a questo affossamento, ci troveremmo in pratica a girare in tondo. Le orbite funzionano così. Non esiste una vera e propria forza che trattiene i pianeti intorno al Sole. C'è solo la curvatura dello spazio. Per essere più precisi, se recuperiamo il tempo, la nostra quarta dimensione, quello che si incurva per la massa dei corpi è proprio lo spazio-tempo a quattro dimensioni. Le onde gravitazionali, poi, non sono altro che le vibrazioni di questo nostro telo elastico. Sono prodotte ogni qualvolta le masse accelerano, modificando così la deformazione dello spazio-tempo. Qualunque oggetto dotato di massa o energia può dare luogo a onde gravitazionali. Anche noi, se iniziamo a ballare l'uno intorno all'altro, provochiamo delle increspature nel tessuto dello spazio-tempo, ma sono incredibilmente piccole, impercettibili. Occorrono oggetti molto, molto massicci, che si muovono molto, molto velocemente, per produrre increspature abbastanza grandi da essere rivelate. Come i buchi neri, ad esempio, che nascono quando stelle di grande massa collassano su se stesse, perché le reazioni che le alimentavano si sono esaurite. Nei buchi neri la concentrazione della massa è tale da produrre una deformazione incredibile dello spazio-tempo. Allora, quindi che cosa abbiamo visto? E insomma, nel cartone animato, ma io provo a spiegarvelo anche in un modo un po' più semplice. Dovete immaginarvi che l'universo è un po' riempito, ecco, è riempito da questa rete. Vedete, questa rete è un lenzuolo in verità, quindi è una rete non rigida, è molto morbida.
E quindi ogni volta che qualcuno di noi, anche semplicemente una mosca o un pianeta, si muove, si posiziona su questa rete si deforma. Ora, chiaramente potete immaginarvi come un lenzuolo che se si poggia una mosca sul lenzuolo, l'avvallamento che si crea intorno alla mosca è molto piccolo. Già se si siede sul lenzuolo una persona molto più pesante, crea un avvallamento più pesante. Ora immaginate un pianeta, chiaramente creerà, vedete come c'è ora in questa fotografia, un avvallamento. Allora, che cosa succede? Una volta che, supponiamo, nasce una stella, improvvisamente questa stella che ha un certo peso, è molto pesante una stella, crea un avvallamento. Tutti gli oggetti che sono vicini a questo punto cadono in questo avvallamento e iniziano a girare intorno alla stella. Oppure, cosa che è già successa, no? Immaginate il sole non c'era, si crea il sole, si crea questo avvallamento e quindi non c'è nessuna forza che improvvisamente attrae i pianeti come la Terra a girare intorno al sole, ma semplicemente che cosa succede? Che tutti i pianeti che erano nelle vicinanze del sole, quando il sole si è creato, sono caduti in questo avvallamento e hanno a questo punto iniziato proprio a girare intorno. Questa è una cosa che potete provare con un lenzuolo, mettete una palla più pesante al centro e vedete che le palline più piccole iniziano a girare per un poco, chiaramente non all'infinito, intorno alla pallina più pesante. E questo è semplicemente quello che succede. Ora vi dovete immaginare che questo avviene quindi per qualunque oggetto, abbiamo detto, dalla mosca al pianeta fino agli oggetti molto grandi. Questi oggetti molto grandi sono stelle, possono essere stelle molto più pesanti una stella di un'altra, ci sono stelle di neutroni oppure buchi neri che sono molto più pesanti del Sole. E andiamo alla successiva. Allora, vediamo un po' come vivono le stelle, perché voi dovete immaginare che le stelle hanno una vita come un po' come tutti noi, nascono, evolvono, cambiano come tutti noi, crescono in qualche modo e poi cambiano, muoiono. Muoiono nel caso delle stelle significa che si raffreddano, quindi assumono poi una configurazione diversa. E come muoiono? Le stelle bruciano al loro interno tutto quello che è il loro combustibile, che sono gli atomi più leggeri, e bruciando si comprimono gli atomi e danno luogo a atomi sempre più pesanti, fino a formare gli atomi molto pesanti come il ferro. E quando non ci sono più atomi leggeri da far fondere, la stella in qualche modo finisce questo processo di fusione che si chiama fusione termonucleare, che la tiene calda e luminosa, e assume delle configurazioni diverse. Allora, a seconda della sua massa iniziale, voi vedete in questa slide che la stella si forma da una nebulosa, poi si forma una protostella e da questa protostella possono nascere stelle di tipo diverse. Se la stella ha una massa un pochino più piccola, ma un pochino più piccola vuol dire anche molto più grande del nostro Sole, per esempio, questa stella può evolvere in una gigante rossa, cioè si gonfia sempre di più e poi quando ha finito il suo combustibile si trasforma in una nebulosa e poi in una nana bianca, che è una stella molto poco luminosa, infatti emette una luce fredda molto bianca, e alla fine in una nana nera, perché addirittura non è più in grado di emettere alcuna luce. Se invece la stella ha una dimensione iniziale un po' più grande, diciamo più grande di 10 volte il nostro Sole, la fusione termonucleare la porta a diventare una super gigante rossa, quindi molto molto grande, e quando finisce la sua attività termonucleare, questa attività di fusione che le dà calore e luce, la stella esplode in una supernova e quello che resta della supernova può essere una stella di neutroni oppure un buco nero. Il buco nero soltanto in quei casi in cui la stella ha una massa iniziale davvero molto grande. Quindi tutta questa massa, quando ha finito di bruciare,
collassa su se stessa e si forma una stella molto molto densa in cui la massa è concentrata in uno spazio piccolissimo. La stella di neutroni invece nasce da stelle un po' meno massicce, ma è comunque un oggetto molto molto denso ed è una stella, anche questa è una stella fredda. Adesso lascio la parola a Pierluigi che vi racconta un po' che cos'è il buco nero, questo oggetto strano che è davvero un po' al limite della tipologia di stelle. Allora, vi dovete prima cosa dovete sapere che, come ha spiegato Francesca, un buco nero nasce dal collasso, quindi diciamo dalla morte di una stella molto pesante. Quindi perché è nero? È nero perché non emette luce e anzi assorbe tutta la luce che trova nei dintorni. Cioè questo buco nero è talmente denso che attrae, quindi inghiotte, no? Questo è quello che noi immaginiamo. Immaginate quello che avevo detto prima, quel buco molto profondo, quindi tutte le cose pesanti, quindi tutto quello che gli passa vicino cade dentro quel buco e ai nostri occhi è come se avesse inghiottito tutte le cose che passano lì vicino ed è talmente denso da riuscire a catturare anche la luce. Quindi è nero perché non c'è fuoriuscita di luce e è quello che in qualche modo crea l'avvallamento più grande che conosciamo all'interno dell'universo. Ora, qualunque corpo che è nelle sue vicinanze viene inghiottito. E questo è il motivo per cui si sono fatti tanti film, perché uno si immagina che una volta che è stato inghiottito qualcosa, poi uno si chiede ma che cosa succede lì dentro? Io sono inghiottito ma dove vado? Allora, prima cosa abbiamo detto che inghiotte anche la luce, quindi significa che tutti gli oggetti quando sono attratti dal buco nero, quindi inghiottiti dal buco nero, cioè cadono in quella voragine, sono accelerati a una velocità che è molto vicina a quella della luce. Quindi significa che nelle vicinanze di un buco nero, se ci fosse un astronauta, una navicella, chiaramente si troverebbe in una situazione molto complicata, perché il suo oggetto sarebbe accelerato alla velocità della luce e poi inghiottito. Ora, che cosa succede dentro? Chiaramente noi non lo sappiamo, però possiamo farci un'idea, perché abbiamo detto che in questo, se passa un pianeta viene inghiottito, un meteorite viene inghiottito, una stella più piccola viene inghiottita. Se passa la luce viene catturata e quindi cattura la luce e dovete immaginare che ogni qualvolta cattura un oggetto pesante che passa nelle sue vicinanze, lo accelera alla velocità della luce e quindi anche le emissioni di suoni vista dall'interno di un buco nero potrebbe essere davvero particolare. Ora, il concetto di buco nero ha colpito l'immaginazione collettiva, quindi come vi ho detto ci sono tanti film di fantascienza che in qualche modo tentano di raccontare questo, ma ha colpito anche gli artisti e speriamo che colpirà anche voi. E c'è un artista cinese molto famoso che ha fatto una installazione. Dovete immaginare un museo dove si entra una persona alla volta in una stanza che è 400-500 metri quadri con un tetto molto molto alto e quando entrate in questo museo, quindi a vedere questa esibizione, è come se voi stesse entrando in un buco nero. Quindi che cosa ha fatto questo artista? Ha detto: io forse ho capito quello che mi hanno raccontato gli scienziati, quindi quello che loro hanno capito fino ad oggi, e provo a raccontarvi, a darvi la suggestione, a darvi un'idea di che cosa succede se una persona si trovasse all'interno di un buco nero. E ora guardiamoci insieme questo filmato.
è finito. Allora, quindi, come avete visto, quest'artista ha tentato di darci una suggestione che è quella, in qualche modo, di immaginare cosa succede all'interno di un buco nero. Quindi lui si è immaginato, avete visto, questi lampi di luce che entrano nel buco nero, e quindi quando il buco nero cattura la luce, e poi avete sentito dei rumori molto forti e anche degli oggetti, avete visto come se ci fossero dei grandi pianeti, lui si immagina, che vengono inghiottiti, e quindi lui vede entrare questi pianeti all'interno del buco nero, sempre accompagnati, visto che entrano a una velocità, come vi ho detto, molto grande, di grossi boati e grossi lampi di luce. Quindi vedete che a volte la capacità di un artista non è quello di veramente andare a vedere che cosa succede una cosa, ma darvi l'illusione di vivere un'esperienza che in qualche modo, in questo caso anche di una cosa che in verità nessuno di noi ha vissuto, perché potrebbe essere che ci sfuggono alcune cose del funzionamento del buco nero, e quindi di quello che una persona posto all'interno di un buco nero in qualche modo potrebbe vedere. Allora, a questo punto io ripasso la parola a Francesca, che vi riassume un po' quello che abbiamo visto. Allora, cosa abbiamo raccontato fino adesso, visto nel cartone animato e in quest'ultimo video molto affascinante? Intanto abbiamo imparato che l'universo, forse voi non l'avevate mai visto in questo modo, ma è come un telo elastico. Potete immaginarlo proprio come un telo sul quale sono appoggiati tutti i corpi celesti, e questo telo viene chiamato spazio-tempo perché in qualche modo è un intreccio di spazio e di tempo. E è uno spazio che per noi è abbastanza inconcepibile perché ha quattro dimensioni, però lo possiamo immaginare davvero soltanto in due dimensioni, come una tovaglia sulla quale sono appoggiati i corpi, e naturalmente quanto più i corpi sono pesanti, tanto più deformano questo telo. E quindi lo potete proprio immaginare tutto fatto a fosse, quindi i pianeti creano delle fosse più piccole, le stelle creano delle fosse più grandi, e questo provoca anche l'effetto delle orbite, quindi gli oggetti più grandi fanno scivolare gli oggetti più piccoli verso di loro, e però siccome tutti gli oggetti celesti hanno anche un moto, una velocità, l'effetto finale è una rotazione, quindi per questo si formano le orbite planetarie. I buchi neri sono l'oggetto più esotico, più strano di tutto l'universo, perché nascono da stelle davvero molto molto massicce e alla fine della loro vita, e sono oggetti che hanno una densità di massa altissima, e la fossa che provocano nello spazio-tempo è davvero quasi infinita. E nei buchi neri tutto viene attratto perché lì la gravità è davvero a livelli molto molto alti, e quindi tutto viene attratto verso un buco nero, e neanche la luce riesce a sfuggire da un buco nero, quindi per questo è nero, perché non riusciamo a vedere nessuna emissione, e anche la luce delle stelle vicine viene assorbita all'interno della fossa quasi infinita del buco nero. Che cosa accade in un buco nero? L'abbiamo visto in questo video molto affascinante, nessuno naturalmente l'ha mai provato, però i fisici hanno trovato il modo di immaginarlo, perché naturalmente c'è una teoria intorno al buco nero, si può raccontare che cosa succede alla forma, a questo telo dello spazio-tempo in corrispondenza di un buco nero. Quindi, come spesso fanno i fisici quando non hanno il modo di verificare direttamente che cosa accade, ma lo possono immaginare usando la teoria, la matematica e l'immaginazione anche. Vero Pierluigi? L'immaginazione è il tema che ci interessa adesso, sì. Perché riguarda voi. Eh sì, ora a questo punto, questa volta invece di chiedervi un disegno su come immaginare un buco nero o un viaggio nell'universo alla ricerca di un buco nero, vi proponiamo di fare una foto, cioè fotografare un oggetto o un qualcosa che vi ricorda il buco nero e quello che vi abbiamo spiegato, oppure di fare un piccolo video, sempre semplicemente con un telefonino, niente di particolare, l'importante è che sia un video breve, una trentina di secondi al massimo, e che in qualche modo sia la vostra immaginazione
creativa di che cos'è un buco nero oppure di qualche altra cosa che vi abbiamo raccontato e che vi ha colpito. Dove e come inviare la foto lo sapete, qui c'è un link, poi lo metteremo sia su Facebook, dove basta scrivere Art and Science Across Italy per trovare la nostra pagina, che sul nostro sito che vedete qui, e potete semplicemente riempire una form dove ci scrivete chi siete, il titolo della vostra opera, la città, la scuola, in modo che noi poi sappiamo chiaramente chi sono i vincitori e possiamo inviarvi premi e allegare in questa form il vostro filmato oppure la vostra foto. Ci avete un po' di tempo, quindi non dovete farlo per forza oggi, potete aspettare, potete riflettere, potete andare in giro alla ricerca di qualcosa che vi ispiri, potete anche costruire una situazione che in qualche modo possa ispirare, come ha fatto l'artista cinese, potete immaginare quindi una situazione che in qualche modo sia la vostra spiegazione del buco nero, dell'universo, di quello che vi ha colpito. Abbiamo deciso di non fare un disegno perché le prime due volte abbiamo fatto un disegno, ma una delle forme di arte moderna e molto creativa è quella della fotografia. Chiaramente la foto la potete inviare così com'è, ma la potete anche ritoccare. Se qualcuno di voi si diverte a modificare le foto con queste applicazioni che sapete ci sono per Instagram, per Facebook, quindi sia sul telefonino ma anche su un computer, chiaramente siete liberi di fare tutte le modifiche alla vostra foto, potete anche fare un collage di più foto. Quindi, come al solito, sentitevi completamente liberi e libere di darci la cosa più bella che riuscite a fare in questa settimana, e poi, dopodiché, come sempre, ci metteremo noi al lavoro per scegliere i vincitori e ve li comunicheremo tramite i nostri canali social. A questo punto direi che possiamo passare alle domande, ho visto che già ce n'è una. Allora Francesca, ci chiedono se nella nostra galassia c'è un buco nero. Sì, nella nostra galassia c'è un buco nero e si suppone che ci sia un buco nero quasi al centro di tutte le galassie, e il buco nero che sta al centro delle galassie è veramente un super buco nero perché ha una massa immensa. Prima vi abbiamo detto che per formare un buco nero serve una stella che abbia una massa superiore a 10 volte la massa del Sole. Ecco, il buco nero che c'è nella nostra galassia, che si chiama Sagittarius Alpha Star, ha una massa di 4 milioni di volte la massa del Sole, quindi è una massa inimmaginabile. Naturalmente passare di fianco a questo buco nero potrebbe essere molto 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 interessante, ecco. Sicuramente nel nostro viaggio all'interno dello spazio nero l'incontro con il buco nero Sagittarius Alpha Star sarebbe davvero un'avventura. Allora Allora, questo buco nero abbiamo detto che quindi è un oggetto gigantesco e più o meno ce n'è una, c'è un buco nero nelle varie galassie che riempiono l'universo. In qualche modo sapete che è anche stato fotografato un buco nero, perché uno potrebbe chiedere: voi come fate a sapere che esiste un buco nero? Va bene, ci sono varie tecniche per poter capire che c'è una presenza di un buco nero, e anche il fatto che il buco nero deriva dalla morte di una stella molto densa, anche questo è una cosa che abbiamo visto in modo indiretto. E un'altra cosa che abbiamo visto è che ci sono anche buchi neri che mangiano buchi neri più piccoli, no? Perché se un buco nero più piccolo passasse nelle vicinanze di un buco nero molto grande verrebbe inghiottito, perché è un oggetto anche lui. E quindi questo è una cosa. Ora, è mai uscito qualcosa da un buco nero, ci chiede qualcuno? Questo no. Diciamo, è teoricamente impossibile, ma niente è impossibile, quindi potrebbe anche essere che c'è qualcosa che non abbiamo capito, per la quale qualcosa può uscire da un buco nero, però non è quello che abbiamo visto.
chiaramente se vi guardate qualche film o di fantascienza o telefilm, qualcuno che viaggia in un buco nero in qualche modo riuscirà ad uscire, se no non può raccontare, non ci potrebbe essere un finale piacevole di questo film, però nella realtà noi non abbiamo visto uscire niente, neanche la luce. I buchi neri sono tantissimi, quindi dovete immaginare, no, che ce n'è uno solo, ce n'è uno nella nostra galassia e poi ce ne sono tanti altri. Alcuni li abbiamo visti, alcuni non li abbiamo visti. Se andate su internet e vedete e scrivete semplicemente fotografie di un buco nero, quello che vedete è un po' una palla nell'issoide di color rosso e quindi quello vi può dare più o meno un'idea di come viene fotografato. Qual è il buco nero più vicino che conosciamo? Chiaramente è quello della nostra galassia. Abbiamo detto che le cose più vicine sono nella nostra galassia, tutto il resto è chiaramente più lontano. Quanto dista migliaia di anni luce, cioè significa che la luce che va a 300.000 km al secondo impiega un migliaio di anni per raggiungere noi. Quindi questo significa che la distanza tra il buco nero, tra oggetti molto lontani e noi, non viene misurato in anni oppure in chilometri, ma viene misurato in anni luce, perché sono dei numeri talmente grandi che è un po' più facile poi convertirli in anni luce, in modo che uno può dire: ma la luce quanto tempo ci mette ad arrivare sulla Terra? Allora sapete che dal Sole è dell'ordine di qualche minuto, dal buco nero ci mette mille anni. Quindi potete capire che questo buco nero è molto lontano e in qualche modo non ci dà fastidio, non vi dovete preoccupare, ecco, dell'esistenza di questo buco nero, quindi potete continuare a stare tranquilli. Allora, nel frattempo possiamo dire che questo video lo rifaremo, cioè tutta questa diretta la rimanderemo oggi pomeriggio alle 3, sempre su questo canale. Chiaramente è una diretta registrata, però io ci sarò per rispondere alle domande. Quindi se qualcuno ha delle domande le può scrivere nella chat anche prima delle 3 e poi dalle 3 in poi io proverò a rispondere per quello che mi è possibile alle domande che vi vengono in mente. Quindi c'è quest'altro appuntamento. Luigi, abbiamo un'altra domanda sulle onde gravitazionali che il video che abbiamo visto citava soltanto, poi non ne abbiamo parlato molto. Sì. E la domanda è: anche i buchi neri osservati con le onde gravitazionali sono grandi quanto milioni di soli? E, allora, intanto, perché stiamo parlando di onde gravitazionali? Perché se vi ricordate, nel cartone animato che abbiamo visto all'inizio si diceva che quando un oggetto celeste si muove in modo accelerato e ha una grande massa, produce una vibrazione di questo telo che abbiamo chiamato spazio-tempo, proprio come delle onde che si creano sulla superficie di uno stagno. E queste onde noi le chiamiamo onde gravitazionali, abbiamo anche imparato a misurarle, a rivelarle con degli strumenti particolari, uno dei quali è proprio in Italia, vicino a Pisa, e la risposta alla domanda è no, i buchi neri che abbiamo misurato con le onde gravitazionali hanno masse più piccole, perché masse di milioni di soli sono soltanto i buchi neri che sono nel centro delle galassie. I buchi neri un po' più normali, diciamo così, hanno masse di 20-30 masse solari, e queste sono più o meno le masse dei buchi neri che abbiamo rivelato grazie alle onde gravitazionali. Che erano coppie di buchi neri di masse di questo tipo che si sono fusi in un solo buco nero di una massa leggermente più piccola della somma delle due masse, perché una parte della massa si è trasformata in energia, in onde gravitazionali appunto, che siamo riusciti a misurare. Allora, qualcuno ci chiede se quanti ce ne sono. Noi ne abbiamo visti, insomma, diciamo così, scoperti un centinaio, però è chiaro che ce ne sono migliaia, quindi dobbiamo parlare di milioni, miliardi di buchi neri, non li abbiamo visti tutti, anche perché sono molto lontani, quindi non è che riusciamo sempre a vederli tutti quanti, però specialmente con questa tecnica che vi ha spiegato Francesca delle onde gravitazionali iniziamo ad avere più informazioni
di quando proprio si forma un buco nero, che è una delle cose più interessanti, cioè il meccanismo con il quale si crea un buco nero. Il buco nero si muove, tutto nell'universo si espande, perché sapete che l'universo dopo la grande esplosione del Big Bang continua ad espandersi, quindi si muove la nostra galassia di conseguenza si muovono tutti i pianeti, ma anche il buco nero che è all'interno della galassia. Questo ce lo chiedeva Miri dello Vicario. Quali sono, Francesca, le varie tecniche per scoprire i buchi neri? Cioè, in qualche modo per rendersi conto che si è formato un buco nero, più che per scoprirlo, ecco, diciamo così. Beh, noi vediamo tutti gli effetti che chiamiamo gravitazionali, cioè che cosa succede vicino a un buco nero, se c'è un'altra stella o un altro buco nero, in genere i due interagiscono perché appunto quello più grande tende ad attirare quello più piccolo e quindi se c'è una stella vicino a un buco nero noi vediamo che questa stella fa cose strane che non potrebbe fare da sola, intanto ruota intorno a qualcosa e poi si avvicina sempre di più e poi perde energia, quindi vediamo anche vicino al buco nero, è vero che noi non vediamo la luce perché lui non emette luce, però possiamo vedere la luce che viene emessa da un'altra stella che è vicino a un buco nero, che perde energia man mano che viene attirata verso il buco nero, quindi in qualche modo vediamo tutti gli effetti di gravità. Non lo vediamo direttamente, ma possiamo vedere le onde gravitazionali e possiamo vedere la radiazione che viene emessa quando una stella è attratta da un buco nero. Sì, vi dovete immaginare, per farla ancora più semplice, come se ci fosse una stella che danza, quindi una ballerina che danza intorno a un ballerino invisibile, e in qualche modo col fatto che questa stella sta danzando intorno a un oggetto che noi non vediamo, in modo indiretto possiamo dire: ma c'è qualcosa lì, perché come la Terra che gira intorno al Sole, immaginate in una foto, in un filmato in cui la Terra gira intorno al Sole, di oscurare il Sole, non lo vedete più, ma vi rendete conto che esiste proprio perché noi sappiamo che un oggetto più piccolo come la Terra, che è caduto nella pozza creata nell'avvallamento che ha creato il Sole, ci gira attorno, come vi ha spiegato prima Francesca, quindi è un modo indiretta. Allora, qualcuno ci chiede se tutte le cose che si sono perse nei viaggi spaziali sono nei buchi neri. Allora, tutte le cose, ecco, se si perde un satellite, questo va in giro nell'universo e c'ha una bassissima probabilità di avvicinarsi a un buco nero, ma sì, se si avvicinasse a un buco nero sicuramente verrebbe inghiottito. Tutte le cose che spariscono a casa mia, io dico ai ragazzi, sono cadute in un buco nero, è un modo di dire, no? Cioè sono sparite, uno non sa dove sono andate a finire, non le vede più, ma tutte le chiavi che abbiamo perso sicuramente sono andate a finire in un buco nero che però sta da qualche parte sulla Terra. Però è diventato un modo di dire, è diventato un modo di dire proprio per questo motivo, perché tutte le cose che in qualche modo spariscono in un buco nero uno non riesce più a trovarle. I buchi neri possono essere la causa della fine dell'universo perché uno di loro inghiotterà tutto, Francesca? Si pensa di no, nel senso che sicuramente ci sono tantissimi buchi neri nell'universo, si stima che possano essere anche miliardi di buchi neri nell'universo, però questo non è sufficiente a contrastare una cosa di cui abbiamo parlato nella seconda tappa di queste dirette, che è l'espansione dell'universo. L'universo si sta espandendo e ha una sua energia di espansione che per il momento sembra inarrestabile e di certo non può essere un buco nero ad arrestare questa espansione, quindi questo si suppone che non possa succedere. L'universo si pensa che debba finire raffreddandosi proprio in virtù di questa espansione, quindi ogni oggetto sarà sempre più lontano dagli altri e l'universo tenderà a essere sempre più freddo, questa è almeno la teoria più accreditata al momento. Allora, a Emma diciamo sì, si possono fare lavori sulla gravità, logicamente, perché è uno degli argomenti che abbiamo trattato.
ammiri, diciamo, che si chiama nero perché abbiamo detto che non emette luce, una stella è lucente, emette luce, invece addirittura il buco nero inghiotte anche la luce, quindi è nero. Immaginate un tessuto nero, è perché assorbe tutta la luce e non riflette nessuna frequenza della luce, e quindi noi diciamo lo vediamo nero solo perché assorbe tutta la luce. È la stessa cosa che fa un buco nero. Quindi, da questo punto di vista, il nome è molto semplice perché deriva dal fatto che lui è nero. Quindi possiamo fare oggi, potete fare sicuramente dei disegni sulla gravità. Abbiamo detto su questi avvallamenti che si creano in questo grande lenzuolo che riempie l'universo, e potete quindi divertirvi, come avete visto nel cartone animato, con questo gioco degli avvallamenti, e potete sicuramente trattare anche il concetto di buco nero, la morte di una stella e così via. Un buco nero si può espandere, nel senso che più mangia, più ingrassa. Un buco nero, avete capito che è milioni di volte milioni di volte la densità di una stella, quindi non è che si espande, però è un oggetto talmente pesante che, vi abbiamo detto, inghiotte altri oggetti, ma stiamo parlando di un oggetto che pesa talmente, talmente tanto che per quanto possa mangiare, non è, il problema non è che si espande. Sicuramente si muove, e questo vi dovete ricordare, che non è fermo perché si espande come si espande tutto l'universo. Quindi non è che lui diventa più ciccione, che lo vedete piccolo e poi diventa più grande, però si muove. In questo senso si espande. L'universo si espande perché tutti gli oggetti si allontanano dal centro, che è quello dove in qualche modo all'inizio tutto era concentrato prima del Big Bang. Questo significa espandere. Va bene, allora vi Io abbiamo vorrei detto. lasciare i bambini per Luigi con una curiosità, una cosa molto difficile da capire, ma può essere forse interessante ed ispirazione per i loro lavori. Una cosa che non abbiamo detto perché è molto difficile da capire, da spiegare anche, è che nei pressi di un buco nero anche il tempo cambia. Vi ricordate che questo spazio, questa forma dell'universo, questo telo l'abbiamo chiamato spazio-tempo, quindi c'è anche il tempo dentro, in questo affossamento dovuto al buco nero molto molto pesante. Quello che succede nei pressi di un buco nero è che il tempo rallenta. Quindi potete anche immaginare se produrrete dei video, delle foto, qualcosa legato al tempo, perché nei pressi di un buco nero il tempo cambia, quindi cambia la percezione del tempo, la durata degli eventi, e in qualche modo nella fantascienza questo è stato utilizzato anche per immaginare che il buco nero possa essere la porta per i viaggi nel tempo. Qui siamo nell'ambito della fantascienza, i fisici questo non lo possono spiegare naturalmente, però a livello di immaginazione è una suggestione molto interessante. Va bene, allora vi ricordo che alle 3, in verità anche adesso potete aggiungere delle domande sulle chat, io alle 3 sulla chat mi collegherò di nuovo, proveremo a rimandare in registrata tutta la diretta, cioè quello che vi abbiamo raccontato oggi, per chi non si è potuto collegare stamattina perché sapete che alcuni vanno a scuola la mattina, a scuola online la mattina, alcuni vanno il pomeriggio. E allora abbiamo pensato di farlo due volte proprio per accontentare e aiutare un po' tutti quanti. Quindi alle 3 rimandiamo tutta la registrazione di questa diretta e poi proviamo a rispondere ad altre domande. Quindi sentitevi liberi, anche voi che vi siete già collegati, di ricollegarvi se vi fa piacere per fare altre domande. E se no, ricordatevi di riempire la forma, inviare la vostra opera, questa volta una fotografia oppure un video, appena sarà pronto. Grazie mille a tutti e ci vediamo alla prossima. Grazie, a presto.